ragazze, benvenute in un nuovo video di scarpe. Allora, prima di iniziare vorrei dirvi che sì, ho fatto le guance proprio rosa, tipo da pagliaccio, da circo, però fa niente, la vita va vissuta con colore e soprattutto nella vita bisogna divertirsi con colori pazzi, quindi non fateci caso e fatemi una risata. Non so neanche se si veda tanto in reflex, però vi assicuro che dal vivo ho due guance rosa così venute per errore perché ho esagerato. Comunque, video di scarpe. Allora, come sapete io amo da impazzire le scarpe e ogni stagione diciamo che faccio un po' di incetta. Tra l'altro questa catena che mi vedete al collo l'ho comprata da Terranova, non so come mai avessero queste collane a forma di catena, comunque vabbè. Prima che mi chiediate, oddio, una catena al collo, ma perché, ma per come? Ma l'ho comprata in un negozio, quindi date la colpa a loro. E niente, dunque, ho scelto 5 paia di scarpe che avete già visto nell'anteprima e ora ve le faccio vedere una per uno, per una. Dunque, le ho prese quasi tutte su eBay UK. Io le ho prese in vari negozi, tra cui Loudlook, che è un negozio in cui mi piace molto comprare, però non solo, adesso non mi ricordo bene in che negozi le ho prese perché è già un mesetto e più che le ho prese, però per trovarle su eBay UK basta soltanto che scriviate nella ricerca di eBay platform o high heels e le trovate, trovate delle lunghe liste di scarpe così che vanno di moda in questo periodo. Allora, inizio con queste qua che sono davvero carine, sono altissime e hanno un tacco davvero molto alto e se vi ricordate nel mio scorso video scarpe pazze vi avevo fatto vedere lo stesso modello ma nero e rosso. Il primo video scarpe pazze che ho fatto ve lo linko sotto nei video di risposta, mi autorispondo. Niente, come vedete queste scarpe rosa sono davvero carine, sono in pelle. Volendo ne trovate di tantissimi modelli, di tantissimi colori fatti come queste, e anche sia in pelle che scamosciate. Sono davvero carine, mi piace tantissimo il modello. Non sono comodissime queste qua, quelle invece che avevo preso rosse e nere sono molto più comode di queste qua rosa, forse sono un po' proprio leggermente diverse come struttura, anche se poi esteticamente di forma sono uguali, però sono un pochino meno comode, però sono troppo belle. E poi sono questo rosa molto chiaro, io volevo comprare le nude sono proprio un colore nude, però poi ho visto le rosa chiaro, ho detto prendo le rosa chiaro, visto che io non ho molte scarpe chiare, le ho quasi tutte nere, quindi per cambiare un po'. Poi queste qui sono anche molto carine, queste qui mi ricordo le ho prese di sicuro da Loudlook. E sono particolari, intanto sono comodissime, veramente comode, tra tutte quelle che ho comprato queste qua sono le più comode. E qui hanno tutta questa parte che è trasparente, di plastica trasparente, e praticamente quindi si vede il piede dentro. Se tenete il piede nudo si vedrà il piede nudo, se mettete una calza colorata si vedrà la calza colorata. E quindi trovo che siano molto originali, perché mettendo calze di diverso tipo colorate, non so, un giorno rosa, un giorno verdi, un giorno viola, la scarpa cambia ogni volta perché l'interno cambia, e quindi è molto originale per questo motivo secondo me, e mi piacciono davvero tanto. E poi soprattutto, come dicevo, sono comodissime. Qua sul tacco e sulla punta c'è lo scamosciato e sono parecchio alte, però con un tacco bello spesso, un po' di zeppa, e quindi sono veramente molto molto comode. Poi tornando ai colori chiari, siccome appunto non ho quasi per nulla scarpe chiare, ho stivaletti chiari, ho preso quelle rosa di prima che vi ho fatto vedere
anche questi bianchi borchiati, questi stivaletti bianchi borchiati che sono bellissimi, sono di pelle, anche qui c'è la scelta pelle scamosciato, se ne trovano di diversi colori, c'era anche nero, io volevo prenderlo nero subito, poi ho detto ma cambiamo un po', prendiamo il bianco, che cioè il bianco è un po' un colore palloso, nel senso che si sporca subito, di certo non è uno stivaletto da usare tutti i giorni, è da usare insomma nelle occasioni speciali, no? Vabbè, io lo userò tutti i giorni, abbiamo già capito, però insomma il bianco si sporca tanto purtroppo e soprattutto si sporca in un modo che non viene via, perché si va proprio a rovinare e le macchie nere non vengono via, quindi è un po' così, però ne vale la pena. E poi le borchie vanno di moda quest'anno e quindi si trovano tantissime scarpe borchiate, ce ne sono veramente veramente un'infinità di scarpe borchiate e sono molto rock and roll, molti anni 80, questi qua ci sono molto glam anni 80, veramente, infatti mi piacciono un sacco, mi ricordano proprio il glam anni 80, il rock and roll, l'hair metal, e quindi apprezzo davvero tanto, non vedo l'ora di indossarle. Cambiando totalmente genere, passando dall'hair metal anni 80 al cyber goth, direi, vi mostro queste bellissime scarpe fluo, già dalla punta, dal tacco fluo, verdi, che sono davvero molto belle, vanno di moda quest'anno, se ne trovano o così doppie oppure tutte verdi fluo o rosa fluo o arancio fluo, che sono i tre colori fluo più usati, e sono davvero carine, tra l'altro sono quelle che ho usato nella sigla del mio canale in inglese, tra l'altro dopo girerò anche questo video in inglese, nella sigla iniziale del mio canale in inglese dove ho la scarpa rosa che faccio volare così, in realtà sono queste, però siccome volevo il tacco rosa perché il canale si chiama Diva on Pink Heels, ho modificato il colore del tacco in post produzione e quindi sono rosa, però in realtà sono queste qua, sono verdi e sono stupende, poi ci sono anche rosa, anche arancio, cioè sono veramente belle e mi piacciono da impazzire, quando le ho viste ho detto oddio, devono essere mie, veramente veramente belle, e anche queste molto alte, non particolarmente scomode, insomma c'è di meglio ma c'è anche di peggio. L'ultimo paio che vi faccio vedere invece non l'ho preso su internet, l'ho preso in un negozio da Globo, non so se voi avete qualche Globo vicino a casa vostra, però se l'avete andate a dare un'occhiata perché hanno delle scarpe, delle borse veramente carine, ma da sempre, da quando ho aperto quel negozio ci vado molto spesso ad acquistare scarpe e borse. Queste qui sono delle décolleté scamosciate viola, spero si veda che sono viola in video perché spesso il video fa sembrare blu il viola, in realtà vi assicuro che sono viola, e qui hanno un bel teschietto molto piratesco perché ha la benda sull'occhio, è fatto di brillantini, di strass. Come sapete, insieme alle borchie quest'anno vanno tantissimo di moda anche i teschi, lo sappiamo già, ne abbiamo già parlato, e quindi le ho prese fondamentalmente solo per il teschio, ce n'erano anche di altri colori, le ho prese viola perché viola è un colore un po' particolare, un po' inusuale per le scarpe, e la cosa bella di queste scarpe è che la suola, che poi vabbè diventerà lercia, però è rosa, cioè non rosa scuro, rosa ciclamino diciamo, io adoro questa tonalità di rosa, è veramente stupenda, e appunto la suola di questo colore è molto molto carina perché si vede, si intravede nei dettagli, diciamo, se qualcuno ha l'occhio sveglio la può intravedere, poi vabbè si lercerà tutta e pazienza. Comunque il video è finito, questi sono i 5 paia di scarpe che ho scelto da farvi vedere, acquistati in questo ultimo periodo, spero vi siano piaciuti, io vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima, ciao!